delle fantastiche interpreti che vi hanno allietate con questi brani scritti dal nostro Brunello Mancini. Allora io andrei da destra a sinistra per presentarvi. Io mi chiamo Maria Letizia De Bernardinis e sono un mezzo soprano. Mi chiamo Lorena Sarra e sono un soprano lirico leggero. Io sono Giovanna Santoro e sono pianista. Che fumo un sacco di sigarette, ecco perché parla piano. Allora, io mi chiamo Resatta Del Misci, che lo so che è un pochino difficile da pronunciare, e vengo dall'Albania e sono un soprano, mi piace definirti soprano. Bene, a parte questo voglio cominciare proprio da te, Resi. Ti era mai capitato di cantare dei testi poetici su una musica contemporanea? Allora, mi è capitato di fare dei concerti su dei testi scritti da poeti, da scrittori, così, e di musica contemporanea no, non di questo genere, diciamo. Quindi musica contemporanea sì, ho cantato, però non di questo genere, con un'impronta poetica, diciamo. Io Giovanna, che sono tante sigarette, vorrei chiedere proprio il tuo rapporto, per esempio, qui c'è un rapporto tra due arti, no? Poesia e musica. Il tuo rapporto per esempio con gli attori quando vogliono essere accompagnati e anche la finita dell'album, non so se non mi puoi continuare, o con i musicisti, con i cantanti. Quindi quando tu dipingi canti? No, suono. Beh, facilissimo naturalmente, suona e fumi naturalmente anche. Mi trovo molto impegno da combinare cantanti e insegno molto ad ascoltare. Beh, decisamente in questo caso bisogna ascoltare, no? Delle parole di poetiche. Tu Lorena invece che rapporto hai con la poesia? Allora, io bello. Oh, il più bello di tutti è arrivato. Naturalmente da bravo divo si è fatto attendere. Allora, io ho veramente un bel rapporto con la poesia, che mi sono scelta un compagno che scrive poesia. Ho fatto la domanda giusta. No, non lo fa per lavoro, però insomma lui vero mi scrive. E no, la poesia va a braccetto con il canto. Anche io non ho mai cantato musiche contemporanee, ecco, come diceva Resatta, mi è capitato di cantare brani con sottofondo musicale, poesie con sfondi musicali, ma insomma non ho fatto mai questa esperienza. Insomma. Nel tuo futuro magari canterai qualcosa nel tuo compagno allora, chissà. Ma chi può dirlo? Ma, però nel lavoro è meglio fare. Invece a te Maria Letizia chiedo che cos'è per te la musica, perché hai deciso di diventare cantante? Allora io ho deciso, in realtà è una cosa che non ho deciso, perché io sono nata cantante. Ah, quindi invece di fare il primo vestito sì. Hai fatto... Sì, io praticamente avevo 3 anni, mi vestivo con tutti, mia madre aveva una sartoria, io prendevo tutti gli straccetti per terra, me li mettevo addosso e andavo fuori e cantavo, quindi è una cosa proprio, sono nata cantando, infatti dico sempre, forse ho cantato anche nella mia precedente vita, quindi e il discorso della poesia, io leggo una poesia al giorno perché credo che la poesia sia qualcosa di estremamente formativo. Peccato che oggi la poesia trova poco spazio, come del resto un po' tutta l'arte in generale. E amo molto la pittura, ho fatto il liceo, quindi anche io dipingo, mi diletto, ovviamente sicuramente non so, non mi voglio assolutamente. Però ecco, io amo un po' tutta l'arte in generale. Cioè il canto è qualcosa che io in particolare sento proprio molto, molto, lo sento fisicamente il canto, perché
quando sto male, quando ho momenti brutti, canto. E canto mi fa stare bene, perché trovo che il canto sia molto liberatorio, più benefico. E quindi canto, poesia, musica in generale, ho studiato anche uno strumento, quindi per me l'arte è appunto tutto. Beh, diciamolo cosa, perché insomma ho studiato il violino, ho 8 anni, sì. E poi ho scoperto in realtà quello che in realtà mi piaceva fare, insomma, era cantare. Quindi non l'ho abbandonato il violino, assolutamente. Ho suonato anche in orchestre, con i miei colleghi in studio, eccetera. Insomma, ho dedicato tutta la mia vita alla musica. Dei progetti per il vostro futuro? Guarda, oggi ci siamo incontrate, sì, così. In realtà ultimamente abbiamo deciso di fare del gruppetto, che siamo noi tre e ma come altro. Cacao non l'avete presa? Ma cacao è l'anima del gruppo, ecco. Se non so se lo portasse. Va benissimo, ok, allora non saremo vestito un bordo. E quindi ci piacerebbe fare quel progetto insieme con una bellissima musica che spazia in realtà dall'opera classica al musical, al pop lirico, ecco. Bene, allora andremo tutti a Ischia, compreso Maria Letizia, che penso che abbia anche lei dei tanti progetti per il futuro. E, diciamo, io ho cantato tanto con mio marito, che è un marito, no? Abbiamo fatto tante cose insieme. Avremmo anche presentato, però non è vestito di Bordeaux, quindi E quindi per il futuro adesso sto preparando un repertorio con un chitarrista, e poi insomma canto anche, faccio parte, sono solista di una corale, però insomma adesso i progetti io lascio un po' anche che le cose vengono fatte. Questo è un bellissimo progetto, è il trasloco. Il trasloco, speriamo. Bene, allora innanzitutto grazie per, insomma, grazie per aver dedicato del tempo e dell'energia a queste musiche, diciamolo, caro signor Prandin, diciamogliele, non sono facili, non sono facili, perché io le ho ballate, quindi non sono facili, loro ci hanno dedicato tantissimo amore, tantissima passione, è stata una gioia avere qui tutte loro oggi e soprattutto una gioia che dedichiamo a Bruno Mancini e all'amore che ha per la poesia. Grazie soprattutto anche a Cacao. Grazie soprattutto a Cacao, è sempre fondamentale. Bene. Ringraziamo anche per averci dato l'opportunità di questa bella esperienza. Ringraziamo anche bella. Posso aggiungere? Certo. Col Bordeaux anche, secondo me. Sì. Non a caso siamo tutte le storie di Bordeaux. La pièce. Veramente sì, perché assolutamente, molto espressivo. Io vedendovi penso che Prandin negli specchi e Bruno Mancini, siccome conosco un po' la poesia di Bruno Mancini, e Bruno Mancini negli specchi si sposano molto bene, perché sono tanti rimandi anche culturali, certo, no? Che nelle musiche insomma si capiscono. E quindi caro Bruno Mancini, caro signor Prandin, negli eri, oltre il sipario delle nostre solitudini, maturità non è peccato. Scioglie il nodo nel mio petto, la mano che sposta da scaffali polverosi qui giù, in platea, e fluvi di antichi amori. Oggi la storia è amara, spettri. Romanza la mia testa a quest'uomo accanto che bisbiglia. Andiamocene insieme. Andiamocene insieme. Il viso ciondolo sulla sua spalla. Poi tutti in piedi a porgere gli omaggi, applausi. Ma lui non chiede il mio permesso, sfacciato. Nel togliermi gli occhiali, deciso, bisbiglia bella. Bella. Maliardo. Odora a sesso la mia grotta, sbandata.
di fronte al suo bastardo sentimento. Testardo. Stele sacrale alla lussuria, ma finta, a un solo passo dal delirio, inappellabile. È troppo intenso il battito del cuore, emozionato, per dirgli: smettila. Tremante. Hotel Sigillo, prego. Già impone allo chauffeur, aprendo la portiera al mio passaggio. Natale è una poesia che si avvicina all'atmosfera natalizia. Allora, natalizio, ok. Le 8 di sera. Il tramonto è già sceso da un pezzo. Le notizie scorrono a tutto volume. Raccontano i dissapori di un tempo stretto, in cui il vischio è l'unica credenza salda nell'avvento. La pioggia insiste da giorni. L'asfalto è un fiume. Le lontananze si specchiano dentro le crepe delle strade. La vigilia di Natale, con l'anima in raccoglimento, dirò a Dio chi siamo. Finalmente lo vedrò passare da queste parti e mi potrà spiegare il mistero di un amore così grande. Forse mi dirà che è tutto nel cielo che rischiara, nessun arcano, ma una vita che in segreto aiuta l'unione tra reminiscenze. Bravo. Allora, sicuramente tutti conoscete Michela Zanarella, con la quale insomma, non è detto, chi non la conosce, Castagna non ti conosce, no, esattamente, quindi neanche Cacao. Cacao no, è vero, quindi ho detto una cosa sbagliata.
Vabbè, io con Michela ho un'amicizia particolare, una stima particolare e vorrei che insomma tu raccontassi il tuo incontro con la poesia, il tuo incontro quasi mistico, perché questa poesia era quasi mistica, il tuo incontro con la poesia è quasi mistico, no? Sì. È quasi sovrannaturale, direi. Beh sì, spirituale. È un incontro molto particolare, sì. Perché ho iniziato a scrivere in un modo forse che neanche io mi aspettavo da quando ho avuto questo incontro con la scrittura in versi. Tutto è iniziato dopo un incidente stradale a cui sono sopravvissuta e non avevo mai scritto poesia prima di allora. Anzi, era qualcosa forse molto lontana da me, visto che comunque la mia vita scorreva tra le mura di un'azienda, quindi lavoravo... Un'azienda che nulla a che fare con la poesia? Sì, lavoravo in un mattatoio. In un ambiente forse non proprio del tutto femminile, anzi prettamente maschile, quindi la mia vita era in un ambiente di fabbrica, diciamo, dove comunque ero amministrativa, quindi la mia attività era prettamente commerciale, quindi la poesia era qualcosa per me disconosciuto, anche se sin da bambina ho sempre amato leggere moltissimo, quindi ho dei ricordi legati anche al mio rapporto con l'infanzia, con mio padre, che forse è stato un po', diciamo, l'apripista con l'amore per la lettura, perché da quando ero piccolissima mi regalava tantissimi libri da leggere e penso che questo sia un gesto molto bello da parte di un genitore che spera che il futuro della figlia magari possa essere magari diverso dal suo. Comunque avendo avuto un'infanzia molto difficile, essendo cresciuto senza padre e in collegio, quindi una vita non facile, quindi ha sempre desiderato per me che comunque mi dedicassi alla lettura e che crescessi con una consapevolezza dell'amore verso i libri e del contenuto dei libri. Poi dopo questo incidente... E sei stata in coma. Sì, ho vissuto questa esperienza che mi ha completamente cambiato la vita. Devo dire che mi ritengo fortunata perché sono qui a parlarne e la poesia è una fantastica compagna di viaggio che da più di 15 anni ormai mi accompagna e dopo tante pubblicazioni sia sul territorio nazionale che all'estero, l'ultima raccolta fortunatamente Viaggio da sola in lingua araba. E devo dire che sono contenta perché uscirà a breve anche una pubblicazione in lingua spagnola in Colombia. Suona particolarmente bene la tua poesia in spagnolo. Sì, devo dire che sì. Lo spagnolo si sposa molto sì, bene d'accordo. E si avvicina anche alle mie origini venete e al mio dialetto veneto, quindi sono particolarmente felice della lingua spagnola perché comunque è la cadenza del mio dialetto, quindi si avvicina molto anche al mio parlato familiare. Comunque io parlo il dialetto e ci tengo molto al dialetto perché lo considero comunque una lingua vera e propria. E tu spero... non hai scritto nulla in dialetto? Sì, ho scritto. Vuol dire, per scrivere in dialetto ci vuole una competenza, una conoscenza comunque. Anche una musicalità completamente sì, sicuramente diversa. Mi piacerebbe approfondire e credo che lo farò perché una raccolta tutta in dialetto veneto mi piacerebbe sì. Molto. C'è poi il dialetto padovano, sì, quindi, che poi ci sono tante sfumature da zona a zona, sì, quindi è complicatissimo. Complicatissimo, e poi come ho sempre detto io, le poesie di Michela si leggono da sole, cioè sono già musicali, c'è già la musica dentro, quindi quella sarà un'altra musicalità ancora che no? Dovrei trovare, quindi... Sì, ma no, quello sicuramente... Mi piace sperimentare, quindi sicuramente sia dalla scrittura per quanto riguarda la poesia, ma anche quella che è poi la mia professione, essendo comunque giornalista. E quindi la scrittura è entrata a 365... 66, io direi. Ma lei ha detto una cosa importante, lei è pubblicata, ma non è solo pubblicata, è anche...
rappresentata. E anche pluripremiata. No, diciamo, questa è una vecchia storia. È una vecchia storia, è una vecchia battuta che facciamo sempre. È verissima, però insomma ogni volta aggiungiamo pluripremiata. Sì, sì, sì. E appunto a te, quale artista del cancro, quale sei? Ti chiedo con questo racconto molto bello che hai fatto di tuo padre, che io in realtà non conoscevo, nonostante noi abbiamo condiviso notti e notti a Radio Impegno, in cui veramente stavo a raccontare di tutto. Noi facevamo delle notti a Radio Impegno che duravano 7 ore, ne abbiamo fatte tante, però questa cosa di tuo padre è molto bella, non la sapevo. E ti chiedo se per te la poesia è più madre o più padre? Bella domanda. È la stessa domanda in riferimento alla fede, se Dio è maschile o femminile, e che secondo me c'è un po' di femminile e maschile in tutto, in ognuno di noi, e quindi non faccio distinzioni di genere, nel senso che penso che ci sia un'unione tra le due realtà. E quindi... Beh, non per niente hai citato Dio e donna, che è insomma un monologo che abbiamo fatto per anni, tragicamente rosso. Stiamo andando ancora avanti per anni, riprenderemo un monologo che Michele ha scritto per me e Giuseppe, nel quale Giuseppe mi ha diretto, sulla violenza sulle donne. C'è anche un libro che contiene anche un monologo, che spero di ripubblicare il libro in versione aggiornata. E infatti oggi è 4 dicembre, siamo abbastanza vicini alla data, no, della giornata contro la violenza sulle donne, e io ti chiedo, secondo te qual è la strada ancora che le donne, siamo tante artiste donne oggi, lì c'è l'angoletto maschile, l'androceo, cioè, qua c'è il gineceo, rotto, qual è la strada secondo te che le artiste donne ancora devono percorrere? Secondo me non si finisce mai di promuovere, di sensibilizzare su questo argomento, io direi sensibilizzare principalmente, ma quello che secondo me manca ancora, che vedo che manca soprattutto tra donne artiste, è che non tutte sono in legame di condivisione, quindi di solito un merito di Bruno, di solito c'è anche una sorta di conflitto, invece io penso che per costruire un percorso che parta prima da noi, perché se non analizziamo prima noi stesse, è difficile poi dare uno sguardo esterno a quello che ci circonda, perché se non ci guardiamo dentro per prima, è inutile anche lavorare su questo argomento. Quindi secondo me c'è ancora molta strada da fare, perché lo sappiamo bene che in ogni ambiente è sempre difficile trovare collaborazioni che durino nel tempo, a parte il nostro caso, che noi lavoriamo da anni insieme. Perché non abbiamo mai avuto nessun tipo di competizione, anzi tutt'altro, no? Nel senso che il fatto che comunque si parta e non ci si senta mai superiori agli altri, ecco, questo è il primo tassello su cui lavorare, cioè il fatto di comunque mettersi allo stesso piano degli altri. Penso che Bruno all'inizio, quindi proprio all'esordio della nascita, quindi da allora devo dire l'ho seguito, anche non avendo magari la possibilità di essere presente come avrei voluto, tante cose, però devo dire che il suo impegno negli anni è sempre rimasto un punto fermo e di riferimento per ognuno di noi, quindi direi, come dicevi tu giustamente, l'impegno deve essere sempre costruttivo, no? Sì. L'impegno deve essere sempre a sostenersi a vicenda e soprattutto a partire da un'accettazione di se stessi, come dicevi giustamente tu, e non, diciamo, in qualche modo di mettere avanti l'ego, perché purtroppo noi artisti lo sappiamo, l'ego a volte prevale, prevale, però invece ecco il merito di un'associazione, però non è nemmeno una colpa, nel senso che comunque
comunque a ognuno di noi ovviamente fa piacere, no, avere un riconoscimento, sentirsi considerato, è bello comunque avere anche l'entusiasmo. Mettendoci tutto l'impegno e la volontà, si spera di raggiungere sempre qualcosa di importante. Sì, infatti. Beh, io direi, visto che abbiamo parlato di associazioni tra amiche, e anche nel nostro caso, io direi insomma di chiamare adesso Giuseppe, dopo aver fatto un bellissimo applauso a Michela, che è una persona che non la conosceva oggi, sicuramente va oggi.